l'Italia ci ha dato, ecco, un momento di grande divertimento, di grande gioia, e è stata anche un po' l'occasione per far apprezzare il nostro territorio. Ci siamo preparati al meglio, l'organizzazione è stata molto scrupolosa e molto puntigliosa. Peraltro il nostro passaggio è stato anche una tappa abbastanza impegnativa. Tutto quanto il paese è stato coinvolto, perché insomma, al di là della fama del Giro d'Italia, comunque è stato un momento anche di goliardia, di allegria, e ci siamo in qualche modo preparati anche con l'organizzazione, anche con tutti quanti gli altri paesi della Valle del Sagittario. Credo che sia stata una delle tappe più suggestive, perché l'attraversamento dei due laghi, il lago di Scanno e poi anche la diga di San Domenico, ha dato una cornice alla corsa molto, molto bella, e da quanto ho potuto sentire nelle cronache anche sportive, insomma, è stata una tappa di notevole spessore.